Pietro Ratti. Grazie. Allora, intanto per allacciarvi un pochino a questo discorso della disobbedienza che a me piace moltissimo e che urge assolutamente in questo tempo e in questo tipo di istruzione pubblica, ci tengo a precisare che sì, io insegno da 27 anni e me ne vergogno profondamente, cioè nel senso che io ci tenevo moltissimo, era la mia vita l'insegnamento, ma ultimamente mi sento veramente privato della mia dignità. Si è parlato di libertà, la libertà, contrariamente alla vulgata del finire o non finire, non finisce mai, non sarebbe un postulato dal punto di vista kantiano, anzi nei confronti della libertà altrui aumenta, cresce, perché la libertà consiste anche nel controllo, soprattutto nel controllo di sé dal punto di vista razionale, anche e soprattutto in presenza della libertà altrui, quindi nel conflitto, no? Ma questa libertà che ci spinge a disobbedire mi ha portato a uscire letteralmente di scena e sono 2 anni che io sono in aspettativa, e questa aspettativa è proprio perché da un lato è una protesta contro questa scuola, dall'altro è un modo per protestare, cioè per esercitare una protesta attiva che non consista soltanto nello star fuori, ma nel provare a lottare da fuori. Questa lotta è assolutamente senza speranza dal mio punto di vista. La mia protesta non è in nessun modo finalizzata a una riuscita, ma è fine a se stessa, perché sono convintissimo, sarò pessimista, ma sono assolutamente convinto che questa scuola non ce la lasceranno cambiare mai. Sono anche convinto che questa scuola, anche per gli studi che ho fatto rispetto a questo argomento, debba sottomettersi, e di fatto sia sottomessa, delle logiche internazionali che non permettono nessuna modifica, tanto più a livello locale. Fateci caso, da 18 anni a questa parte, qualsiasi governo si avvicendi e si metta in piedi per governare il nostro paese, rispetto all'istruzione pubblica tira dritto senza modificare nulla, sia la cosiddetta destra sia la cosiddetta sinistra, sempre e solo nella stessa direzione che è stata presa 18 anni fa con la famigerata scuola dell'autonomia e che trasforma inesorabilmente, giorno dopo giorno, questa scuola in un'azienda, o meglio una filiale di una serie di aziende, di multinazionali, e i nostri alunni in clienti e sotto sotto in servi. Sono convintissimo di questo, sono arrabbiatissimo per questo motivo ed è appunto la causa del mio tirarmi indietro. Quando io entro in una classe, quando entravo in una classe, spero sinceramente di non entrarci più per un po', ma la prima cosa che dicevo ai miei alunni di terza era buongiorno, io insegno filosofia e storia e quindi sono un insegnante assolutamente inutile e sono fiero di questa inutilità. Ecco, io qui cerco di rivendicare questa inutilità del sapere che in qualche modo ho sentito trapelare nei discorsi. Cerco di prenderla, la prendo un po' alla lontana, ma non troppo, perché una delle cose più belle che ci capitano di fare quando ci innamoriamo è passeggiare con la persona amata. Io mi ricordo quelle passeggiate, tutte le volte che una storia cominciava, bellissime, in cui ci si racconta, non come accade poi quando tu racconti e ti senti dire sì, ma me l'hai già detto 25 volte. No, l'inizio, no? Tu racconti, ti racconti, quando ero piccolo e a me piace tanto questo e mia nonna. La passeggiata, che è diventata addirittura un genere filosofico, che per Kant è stata tutto,
perché aveva motivazioni senz'altro da un punto di vista della rielaborazione, no? delle sue teorie, ma era anche un modo per digerire molto bene, eccetera, eccetera. Ecco, la passeggiata ha questo di bello, che non serve a niente, che non porta da nessuna parte. Ci sono due modi per percorrere una strada. Il primo consiste nel scegliere una strada e percorrerla finalizzandola alla meta a cui questa strada porta. Questa in qualche modo è la strada scelta dalla nostra scuola. La strada deve portare da qualche parte. Che strada facciamo per arrivare al supermercato? Fateci caso, man mano che una storia si logora, o comunque passa, diciamo, dal sogno alla realtà, le strade hanno sempre più e soltanto un significato e una meta. Che facciamo oggi? Boh, andiamo al cinema, oh, ci siamo già andati, uff, che palle. All'inizio non importa cosa facciamo, non importa la strada che prendiamo, stiamo insieme, passeggiamo. La strada che veramente conta, ed è il secondo modo di prenderla, è quella che non porta da nessuna parte, che è fine a se stessa. La passeggiata ha questa meraviglia implicita nel concetto stesso del passeggiare, quindi del muovere piccoli passi, quasi, no, come dei passerotti, e in realtà non fare nient'altro che viversi, che respirarsi. Negli Oldsveghe, i sentieri interrotti, così è una delle tante traduzioni che si possono dare a questa espressione così meravigliosa che serve a Heidegger per intitolare un saggio della metà del Novecento che conoscete bene. Negli Oldsveghe questa idea del sentiero è fondamentale, i sentieri interrotti. Che cosa si fa in un bosco? Si passeggia. A che cosa portano i sentieri del bosco? A niente. Un sentiero in un bosco normalmente ritorna al punto di partenza, o si perde clamorosamente, improvvisamente nel bosco più, diciamo, selvaggio e impraticabile. Passeggiare in un bosco non porta da nessuna parte, ma è questo che conta davvero. A noi non interessa in un bosco andare da qualche parte, a noi interessa respirarlo il bosco. Noi siamo uomini, siamo noi stessi, rispondiamo pienamente alla nostra essenza quando camminiamo, non quando arriviamo, quando viaggiamo, non quando giungiamo, quando domandiamo, non quando abbiamo le risposte. Questa è una scuola che ha tutte le risposte pronte e in cui è vietato domandare, perché rispecchia una società che ha tutte le risposte pronte, che è orgogliosa di avere la verità. Sul discorso della verità ci sarebbe da lavorarci una vita. La verità di per sé, se la si raggiunge per passi successivi a partire da un punto di partenza, beh, la brutta notizia da Nietzsche in poi è che ci manca il punto di partenza. Io penso a Lutero, alla dieta di Worms, quando dice: io sto qui, non mi muovo di qui, parto da qui, dice ai suoi accusatori, ai suoi giudici. Io parto da un punto di partenza saldo, è assolutamente irremovibile, è assolutamente indubitabile che è il Vangelo. Nessuno può dirlo più adesso. Anche chi crede, ma sa benissimo che c'è una differenza tra la fede e la certezza teoretica, la certezza scientifica. Ecco, ci manca quel punto di partenza. Cartesio ha insegnato che dobbiamo partire da quello che in informatica si chiama lo status symbol, no, il punto di lo start. Noi partiamo da lì e poi procediamo, come l'automa a stati finiti, procediamo su successive posizioni, ma prima di passare da un passaggio all'altro in modo evidente, diceva Cartesio, beh, noi dobbiamo prima avere un punto certo di partenza, ed è quello che manca oggi.
Quindi è inutile costruire sperando di arrivare, perché è molto più autentico, è molto più diciamo fedele alla nostra stessa natura il costruire per costruire, il lottare per lottare, non per riuscire, non per vincere, per una dignità. Il viaggiare per il viaggiare, il cercare per il cercare. Questa è un po' la questione, secondo me. Negli Ozweghe, a un certo punto, all'interno di un saggio molto famoso, Heidegger allarma in qualche modo il lettore e lo avvisa: si sta diffondendo sempre più la figura del ricercatore nelle università. E questo è grave, e questo è un male. La figura del ricercatore si sta sostituendo a quella dello studioso. Qual è la differenza? Lo studioso studia, lo abbiamo visto prima, studia per amore, studia risvegliando amore, studia comunicando amore, studia cambiando, trasformandosi. Il ricercatore segue una strada in vista di un risultato. Segue la strada finanziata e tracciata in modo irreparabile e immodificabile da un'azienda, da una multinazionale, da chi finanzia e quindi da chi paga il suo studio. E il ricercatore sa che deve arrivare a un risultato, logicamente intendiamo soprattutto ricercatori in campo medico, scientifico, un risultato che è un risultato legato all'aspetto produttivo, all'aspetto economico, all'ottenimento di un profitto. Noi abbiamo una scuola fatta così. Prof, questa cosa la devo sapere? Quanto mi fa incazzare questa domanda? Ma questa cosa la dobbiamo sapere? Ora è evidente, soprattutto questa cosa accade all'inizio, è evidente che sotto questa domanda ci sia un'altra domanda che è, poi ce la chiedi, cioè ci serve per avere poi un voto, anzi peggio ancora un punteggio, oppure non ci serve, dunque mentre tu me la spieghi io mi metto a leggere sul cellulare qualcosina. Noi li abbiamo educati così, ed è vero che lo abbiamo fatto perché ci hanno detto di farlo, però senza buttarla un po' troppo sulle responsabilità, che ne so, sugli aspetti più drammatici, ma anche colui che fucila, colui che fa parte di un plotone di esecuzione e deve fucilare qualcuno, lo fa perché gli hanno detto di farlo. Però ci sono anche gli eroi che si fermano e dicono: io non lo faccio, io non sparo. Perché nel momento in cui io sparo, perché altrimenti tu spari a me, vuol dire che io sto sostenendo implicitamente che la mia vita è più importante di quella che devo sacrificare per salvarla, per salvare la mia. Allora, la disobbedienza è assolutamente fondamentale, secondo me disperata, con nessuna speranza di arrivare a una soluzione, perché il progetto è molto ampio, gli stessi invalsi, ci ho studiato parecchio, non sono semplicemente una casualità, fanno parte di un progetto internazionale che parte dal Boston College, hanno un orientamento ideologico e religioso ben preciso, nascono in un centro gesuitico tra i più importanti al mondo, costituiscono un metodo di diffusione del concetto di verifica del sapere che, oltre che essere automatico, deprimente, eccetera, è comunque finalizzato non soltanto a rendere i nostri ragazzi sempre meno capaci di parlare, sempre meno capaci di farsi le proprie ragioni anche, di difendersi. Crocetta, eri qui, A, qui, B, o qui, C. Ecco, ma quante volte tra le crocette mi verrebbe da metterne una quarta e dire: io non ero né A, né B, né C. No, no, non puoi. Ecco, non è solo una questione di rendere la gente incapace di esprimersi.
ma è anche l'INVALSI in generale, uno strumento di verifica generalizzata, è uno strumento che incide profondamente, che ha il potere di incidere profondamente sui contenuti, su quello che insegniamo, perché è evidente che se una scuola riceverà finanziamenti in misura dei risultati di quei test, è evidente che i presidi tutti allineati faranno in modo che quei test riescano al meglio, ed è evidente che se nei test compare sempre Rosmini e non compare mai Marx, ci convenga fare Rosmini invece che Marx. Ho fatto un esempio, ma non è proprio un esempio campato per aria. Allora, questo tipo di verifiche hanno il compito di trasformare la nostra didattica, di distruggere, uccidere la libertà di insegnamento. E nello stesso momento la libertà di espressione, perché se io non sono più capace di esprimermi in un tribunale, io non saprò difendermi. Così come di fronte alla persona che amo, io non saprò dire cosa provo, e sempre meno, è fondamentale questo, ci avete fatto caso, fanno le marce a favore della famiglia, ma stanno creando una situazione di tale precariato e di tale provvisorietà, per cui la famiglia è evidentemente condannata a morte, quando uno fa uno stage per vivere a Londra e l'altro è a Pechino 6 mesi perché sennò non trova lavoro, eccetera, è evidente. Allora, il compito dell'insegnante dovrebbe essere quello di ritornare a passeggiare, di ritornare a trasferire l'idea di una ricerca disinteressata, di uno studio, di una domanda, che è la domanda mia, che passa attraverso le fibre del mio animo, che non è semplicemente quello che devo sapere. Fate caso alla differenza tra il voto e il punteggio. Il voto aveva ancora una connotazione morale, poi si può discutere. Io sicuramente immagino e vagheggio l'idea di una scuola in cui si parli, si discuta, in cui sentire una lezione abbia lo stesso potere di coinvolgimento che abbracciare una ragazza. Io sogno questa scuola, ma ci vogliono insegnanti che siano in grado di essere maestri. Ed è lì che deve avvenire la selezione. Mi spiace, perché molti colleghi mi odiano per questo, se dico queste cose, perché è evidente che sempre più sale, che sta salendo sempre più la figura dell'impiegatuccio anche dietro le cattedre, che ha un iter, una specie di itinerario prefissato, fa quello che deve fare, ha un numero di voti, le griglie che sono delle gabbie bestiali, ma è evidente che la questione debba andare in un'altra direzione. Quindi ammettiamo pure il voto, ammettiamolo pure per una questione di valutazione, magari in modo molto meno coercitivo, per carità, ma ammettiamolo pure. Ma quando io prendevo 4 da ragazzino, ma io mi sentivo in colpa, perché quel 4 voleva dire che non avevo studiato, non avevo fatto il mio dovere, facevo parte di una famiglia in cui mi veniva detto: hai preso 8? Boh, non è nient'altro che il tuo dovere. Ma come? Ma ora io mi trovo davanti un alunno, uno degli ultimi anni in cui ho insegnato, che mi ha chiesto, che mi ha detto: oh prof, quando gli ho fatto notare che non era preparato, mi ha risposto: ma prof, oh, ma mio padre lavora 8 ore al giorno, ma lo pagano. Io ho tirato fuori il portafoglio e ho detto: quanto vuoi per studiare? Tu dimmi, io se ci riesco. Questa è la scuola. Ora, questi signori che vogliono delle persone così interessate hanno un'idea molto chiara, secondo me, che sono un complottista terribile. Io sono convinto che se tiri su persone che come prima cosa mettono in testa la loro vita i soldi, le compri e le vendi quando vuoi. Un paio di prostitute, 30.000 euro e te lo sei comprato, non è un problema. Altro che Kant, altro che imperativo categorico. Però c'è anche un problema, che questi signori non si rendono conto che queste persone che stanno tirando su, che sono degli automi, che rispondono all'impulso dei soldi, no? E che in realtà sono sempre meno capaci di accendere il ragionamento e la consapevolezza, saranno gli stessi che li scavalcheranno quando gli verrà un infarto, perché diranno: mi paghi o io non ti tiro su, scusami, ho da fare, devo andare a guadagnare.
Ecco, questa è la società che stiamo producendo, questa è la scuola, a mio parere. Poi certo ci sono molte sfumature, ma resta il fatto che un sapere interessato e finalizzato, poi come al solito sempre a questioni economiche, al pezzo di carta, è un sapere che deprime, che uccide la dignità dell'uomo. Perché se noi siamo domande, non potremmo mai essere noi stessi con le risposte, ma soltanto continuando a domandare. È l'unica cosa che rende l'uomo uomo, quella del domandare. Franco Ferrucci, in un libro bellissimo che si chiama Il mondo creato, a un certo punto dice, e poi Dio, è una storia particolare di ispirazione hegeliana, il concetto è, Dio è smemorato, non si ricorda più come e soprattutto perché ha fatto il mondo. E non riesce a capirlo. Allora cerca di arrivare a questa cosa che non riesce più a ricordarsi, spiando in qualche modo gli esseri viventi. È solo che a un certo punto rimane inorridito dal fatto che tutti questi animali passano il giorno in modo frenetico a procurarsi cibo, a procurarsi occasioni per riprodursi. E ce n'è uno però, la scimmia, che ha qualcosa di particolare, lo diverte, perché la scimmia ride, ghigna, mentre gli altri sono lì come dei pazzi a cercare di procurarsi beni, vantaggi. La scimmia ride e dice, questa sarà la mia creatura preferita. Una creatura che perde tempo, una creatura che non finalizza, una creatura che si diverte. Si è prima citato Platone, che non si può che adorare, logicamente. Ecco, io normalmente dico questo. Platone ha elaborato un concetto di giustizia che né prima né dopo di lui, soprattutto dopo di lui, nessun altro ha avuto più il coraggio di recuperare. E se ci pensate un attimo, con l'idea che si sviluppa di giustizia, il bene per sé, no? Ricordiamolo, il bene per sé, Socrate all'inizio della Repubblica, Glaucone, Adimanto, gli viene posto questo problema della giustizia e Socrate dice la giustizia è un bene per sé e racconta la famosa favola dell'anello di Gige. Ecco, Platone che cosa ha elaborato? Un concetto di giustizia unico. Che più o meno può essere riassunto in questo: la giustizia non sta nella distribuzione dei beni, sta nella distribuzione delle persone. Ognuno di noi è come fosse una tessera che deve trovare il suo posto all'interno di un puzzle. E se io costringo una tessera che ha una certa forma, con le forbici la ritaglio, in modo violento, aggressivo, perché ho il potere, perché le forbici sono mie, perché ho la forza per utilizzarle, e io quella tessera la modifico, la spiano un po' di lì, taglio uno spigolo e la incastro al posto di un'altra, perché quella è la mia decisione, quell'altra non troverà il posto e dovrà a sua volta essere modificata per poter entrare al posto di una terza che a sua volta dovrà essere modificata. Stiamo parlando di felicità. Una delle cose che credo abbiano fatto più incavolare il mio preside è stato quando io ho cominciato nei miei progetti, no, all'inizio dell'anno dobbiamo pianificare, attenzione, anche questo è un concetto importantissimo che ha preso moltissimo piede negli ultimi tempi, proprio in questi ultimi decenni, gli ultimi 20 anni, è sempre più importante questo discorso della pianificazione. Perché? Perché siamo così tenuti a pianificare? Perché in una società esteriore, in cui quello che conta è il risultato, non la domanda, ma la risposta, allora, pianificare significa in qualche modo mettere nero su bianco quello che farai, opportunamente, insomma, diretto, perché non è che tu decidi di fare quello che vuoi, sono delle linee, ma quello che farai e su quello che farai, il risultato che otterrai verrai valutato.
non sull'amore che metterà in gioco. Ecco, quello che forse ha fatto più impensierire il mio preside è stato quando ho cominciato a scrivere in questi obiettivi, no? Obiettivi, queste differenze, non me le ricordo neanche più, educativi, obiettivi, cioè quelle cose che io ormai rimuovo velocemente perché mi fanno male dentro, perché l'obiettivo, poi voglio dire, se insegno filosofia e storia, qual è? Se non il fatto che sappiano la filosofia e la storia, no? Cioè, cosa mi devo inventare? Educativo cos'è? Se non tirare fuori persone, non cittadini, meno ancora consumatori, persone, è stato detto questo, il mio obiettivo deve essere questo. Ecco, io ho scritto, il mio obiettivo è produrre felicità. Oddio, e che facciamo? Grazie. Ma la felicità cos'è? Che cos'è la felicità? È essere se stessi, è soltanto questo. Non c'è un animale, non c'è una pianta che non sia felice, guardate. Felici. La felicità è diversa dalla contentezza, dalla gioia. Lo vedete, io spesso sono incazzato nero, ma sono felice perché sono me stesso, perché il ratto è fatto così. Accettiamolo. Si incazza un po', ma è lui. Allora, il fatto è sempre quello della tessera. Aiutiamo questi ragazzi a inserirsi nel loro posto. No, invece no. Perché questa scuola è stata fatta per costringere le persone a seguire tutti quei 3-4 canali che fanno comodo a chi gestisce l'economia di questo paese e che notoriamente non ha nulla di pubblico ma tutto di privato. Allora, tu li vedi in terza che ti dicono io suono la chitarra, io dipingo, io fotografo da Dio e poi però, come è andata a finire poi la chitarra? Oh, troppo da studiare. Ah. E lo sport, il calcio? No, prof, quest'anno sono in quinta. Ah. E non volevi fare storia dell'arte all'università? No, no, no. L'orientamento, eccolo. La strada la decidono loro. E l'orientamento non è la strada in cui tu passeggi per il gusto di passeggiare, ma è la strada che deve avere una meta. E quella meta deve essere il successo, o comunque il successo di chi quella strada te la impone. E il risultato è che produciamo infelici, produciamo musicisti che fanno economia e commercio, oddio, 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 Mozart, fare economia e commercio. Pensateci, io dico ai ragazzi, pensate Mozart che casini avrebbe fatto. Avevamo bisogno, abbiamo bisogno, avremo bisogno per sempre di Mozart. Ma se fosse incappato in una delle mie colleghe che fanno orientamento, gli avrebbero fatto un culo così e nel giro di pochissimo l'avrebbero costretto a fare ingegneria o economia e commercio. E l'arma è la paura. Ma tu sei sicuro? Cosa vuoi fare dopo? Ah, e poi come campi? E chi ti dà i soldi? E se non riesci il terrore, l'ansia? Fate caso a quanti alunni abbiamo pieni di ansia. L'ansia è diventata in qualche modo lo stato d'animo fondamentale, altro che Kierkegaard, è proprio l'angoscia, è proprio no, io sono angosciato in quanto studente, sono tutti pieni di psicologi, di psicofarmaci e siamo noi a terrorizzarli. Perché quando una persona dentro sente qualcosa, ucciderle questa ambizione, ucciderle questo suo modo di essere unico, irripetibile e distruggerla. Allora tu sarai senz'altro al sicuro. Farei economia e commercio, per carità, una certa economia e un certo commercio. Perché non è che economia e commercio ci si possa poi, io vedo gente, io avevo, ho avuto fior fiore di ragazzi con un talento filosofico spaventoso. Poi fare di colpo una bella curva e finire economia e commercio e però prima di entrare giurarmi che avrebbero proposto e cercato e approfondito una nuova forma di economia solidale. E poi nel giro di un anno te li inquadrano e tornano indietro dicendoti non si può che così. Esattamente come in medicina, esattamente come in tutte le facoltà, per cui se sei medico devi pensarla così, altrimenti non sei un medico e vai fuori. Se sei un economista la devi pensare così,
che è sempre la solita questione del neoliberismo, che quasi non ho più voglia di pronunciarla questa parola, perché, ma alla fine è sempre la stessa storia. Altrimenti sei una fattucchiera, sei un improvvisato, sei un dilettante, un criminale. Grazie. Basta, mi fa? Bravissimo. Basta, mi hanno detto di smettere. Va bene, comunque, solo per concludere, il discorso è questo. Noi dobbiamo avere il coraggio di essere felici, prima cosa. E seconda, produrre felicità. Quando dico, ragazzi, dovete seguire la vostra strada, la domanda è sempre, l'obiezione è sempre la stessa. Ma professore, e qual è? E che ne so io? E che ne so quale sarà la mia strada? Quando facciamo questo, però, dobbiamo anche poi aggiungere una spiegazione. Tu non sai quale sia la tua strada, perché nessuno ti ha mai insegnato a meditare. Nessuno ti ha mai insegnato a metterti lì e farti la domanda: io chi sono e che cosa pretendi? Che in 2 minuti, per domani pomeriggio, tu mi dirai qual è la tua strada? Pensate alla valutazione. La valutazione degli insegnanti. Non c'è un solo criterio tra tutti quelli che hanno provato a mettere giù che sia in grado di codificare un parametro che sia, come si può dire, univocamente il parametro su cui si può fondare la valutazione di un insegnante. Perché, signori miei, la valutazione del lavoro di un insegnante la si misura magari dopo 20 anni, quando di colpo dici: quello là che mi ha rotto i coglioni per te, era un grande, mi ha cambiato la vita. E tu a fine anno devi avere questo. Allora smettiamola di banalizzare le cose, perché vedete che è un'americanata, è una roba che parte da lontano, ma è sempre la stessa. Rendiamo tutto banale, semplice, sciocco, veloce. Quando hai un bel voto è successo formativo. È mia madre che torna dall'oltretomba e mi dice: è il tuo dovere. No, adesso è un successo formativo prendere 9. Ma che stupidaggini sono? Adesso. Ecco. Adesso, quindi adesso. Basta, mi mandano via. Arrivederci. Ho solo un'obiezione da farti, ma fatto sperando che non ci ragioni, forse tempo. Mozart avrebbe fatto un gesto diverso da quello di sottomettersi. Sì. È vero o no? Ma non spieghiamo quale gesto, perché poi non lo spieghiamo, lo facciamo la prossima. Grazie. Arrivederci. Dovete andare a vedervi su internet assolutamente la sua intervento che ha fatto con Bio Blu, l'ultimo capolavoro. È straordinario, sui Roshi ha scritto. Grazie. Andatelo a vedere, perché se non vedete questo perdete una cosa importante. Ci ha mostrato a scuola venerdì. Ecco. Allora domani tutti quelli che vanno a scuola lo fanno vedere. Okay, grazie, arrivederci.